ringraziamo ovviamente della vostra solita numerosa partecipazione e anche questa sera, come già effettuato in altri comuni della nostra provincia, siamo qui per discutere assieme, dibattere assieme la situazione gestionale del bene acqua nei nostri territori e trovare evidentemente in modo condiviso proposte e soluzioni che servono per dare una svolta, qualificare e rendere migliore la gestione dell'acqua, non soltanto per quanto riguarda il servizio di idrico integrato, ma voi sapete siamo anche impegnati in altre vicende che riguardano la gestione di tutto il ciclo integrato dell'acqua. E prima magari che per questione di orario e poi perché probabilmente ci sarà anche, speriamo, un articolato e ampio dibattito, come sempre nostra abitudine, che dà anche vivacità e dinamismo alle nostre assemblee, voglio anticipare due considerazioni così per noi importanti di servizio. Sabato 26 ci sarà a Roma la manifestazione nazionale del Forum dei Movimenti dell'Acqua, dove ovviamente come Comitato Acqua Bene Comune e come coordinamento regionale Veneto parteciperemo. Partirà una corriera da Belluno e Feltre con un costo di partecipazione di circa 15 euro perché avremo un'integrazione tra le nostre casse di autofinanziamento che abbiamo portato avanti in questi anni e quindi vorremmo dare la possibilità ai cittadini che ritengono importante partecipare di poter segnalare la loro disponibilità. Sarà una manifestazione importante quella di Roma perché ha l'obiettivo di rilanciare l'applicazione reale e vera dell'esito referendario. È in atto nel nostro paese in modo articolato un tentativo di svuotare il significato e la portata dei referendum attraverso la non applicazione dei due quesiti referendari. Il primo, di evitare la privatizzazione del servizio. In realtà in alcune circostanze del nostro paese si stanno già adombrando preoccupanti segnali di privatizzazione. Dall'altra, di dare immediata attuazione al secondo quesito referendario, che era quello che prevedeva di eliminare la quota della remunerazione del capitale investito, vale a dire del profitto, dalle tariffe che i cittadini devono pagare. Anche da questo punto di vista c'è un ritardo gravissimo nell'attuazione. Il 26 verrà lanciata probabilmente anche la campagna obbedienza civile, vale a dire la mobilitazione dei cittadini italiani che potrà anche sfociare eventualmente nell'autoriduzione della tariffa per la quota prevista dall'esito del secondo quesito referendario, perché chiediamo che semplicemente, concretamente, democraticamente venga dato esito a quello che è stata l'indicazione, il volere e la decisione della maggioranza del popolo italiano e in questo caso anche dei cittadini bellunesi. Quindi chi intende essere con noi a questa importante occasione, che vuole essere anche una manifestazione gioiosa, determinata e condivisa come poi proprio delle manifestazioni dei movimenti per l'acqua, può lasciare il proprio nominativo, i propri riferimenti per questo passaggio importante. Vogliamo chiarire in questa breve introduzione, poi nel tavolo troverete anche una nota di accompagnamento del comitato che sintetizza quelle che sono le nostre proposte, le nostre analisi sul tema di questa serata. Noi cercheremo, ci prendiamo un po' di tempo anche nell'introduzione, di fare chiarezza anche su motivazioni politiche, economiche, logiche di mercato e gestionali
che hanno un loro risvolto non soltanto locale, ma nazionale e anche, possiamo dire, anche sovranazionale, visto la lettera della BCE, visto anche alcuni provvedimenti le indicazioni della Banca Comune Europea in qualche modo vincolano rispetto a numerosi governi europei, rispetto a scelte funzionali, insomma, della privatizzazione dei servizi pubblici locali. E poi anche ovviamente questa involuzione di processo rispetto all'esito referendario, ma anche rispetto alle situazioni e territoriali e nazionali, deriva da scelte di governo che si sono attuate successivamente ai referendum e che hanno delle implicazioni assolutamente contraddittorie e contrastanti l'esito dei referendum. Mi riferisco in particolar modo alla manovra economica approvata nell'agosto di quest'anno, dove si dà indicazione di obbligatorietà della privatizzazione di servizi pubblici locali, che è in contrasto con l'abrogazione dell'articolo 23 referendario, che indicava esattamente l'eliminazione, la volontà di eliminare l'obbligo della privatizzazione. Quindi una scelta in controtendenza che per il momento ha escluso il tema dell'acqua, ma visto che quell'articolo 23 si riferiva a tutti i servizi pubblici locali, noi consideriamo incostituzionale il fatto che, per esempio, questo processo e questo percorso venga vincolato e obbligato per i trasporti pubblici, per esempio, per il ciclo dei rifiuti e quant'altro. E poi faremo alcuni riferimenti anche, diciamo così, di carattere normativo generale, perché c'è il rischio, come dice anche un proverbio cinese, insomma, che lo sciocco tenda a vedere la punta del dito e non vedere la luna indicata dalla mano. E quindi è importante capire che è giusto e fondamentale riflettere su quello che avviene qui e ora nei nostri territori, però bisogna anche avere uno sguardo un po' più ampio e capire che quello che sta accadendo ha anche degli obiettivi, delle strategie, delle valenze politiche più generali che non possono essere disconosciute. Chiarisco subito che noi non vogliamo farci risucchiare nelle sterili polemiche di personalismi, come anche poi è emerso nel tentativo anche mal celato da parte di qualche comunicazione sulle nostre posizioni, di personalizzare le questioni o di immolare, insomma, responsabilità personali che, pur dove ci sono, servono a sviare l'attenzione, a togliere l'attenzione e la consapevolezza dei cittadini dei meccanismi politici più profondi che stanno dietro le responsabilità personali. Per cui noi vogliamo anche arrivare a cogliere un elemento che è fondamentale. Non possiamo illuderci che cambiando qualche testa o qualche persona i problemi siano risolti in questi settori e in queste vicende, perché dietro questi settori e queste vicende ci stanno delle scelte politiche, culturali e di mercato che sono molto stringenti e molto importanti. Rivendichiamo in questa sede anche una continuità, una coerenza dell'iniziativa del Comitato Acqua Bene Comune. Abbiamo visto recentemente troppe persone saltare, sparare sulla Croce Rossa del BIM GSP, rivendicare l'avevamo detto, avevamo criticato, quando in realtà lo hanno fatto esclusivamente perché stava montando nei cittadini, nelle nostre comunità, la giusta consapevolezza di errori e di strategie sbagliate. Noi nel 2007, ancor prima e ben prima che scoppiassero le recenti polemiche su questi temi, abbiamo attivato la campagna di raccolta delle firme per una proposta di legge di iniziativa popolare anche nella nostra provincia, che ha ottenuto un rilevantissimo successo anche nella nostra provincia, esattamente per andare a aggredire e modificare
criteri e strategie operative che stanno alla base di queste strutture. Nel 2008, nella nostra petizione che abbiamo consegnato in provincia, alla regione, al prefetto, con la firma di 9.000 cittadini, chiedevamo di definire e attivare dei soggetti gestionali di diritto pubblico, di prevedere la partecipazione dei cittadini all'interno di questi momenti deliberativi e gestionali, e di dare quindi chiarezza e trasparenza rispetto a quello che stava accadendo. E di fronte a queste nostre sollecitazioni, di fronte a queste nostre denunce, c'è stata una sorta di passività generale. Come nostra abitudine, noi non abbiamo in qualche modo semplicemente mandato qualche comunicato stampa o qualche letterina in giro. Abbiamo sollecitato gli enti locali, le amministrazioni comunali, con documenti, con sollecitazioni, con proposte di adesione alle nostre iniziative, notando spesso delle risposte molto tiepide, qualche volta assolutamente subalterne rispetto a quello che stava accadendo nelle scelte gestionali di questi settori. Su questi aspetti è importante, ritengo, recuperare anche un attimo il filo conduttore delle contraddizioni e delle incoerenze che ci sono state da questo punto di vista, per in realtà andare a individuare le responsabilità che, ripetiamo, sono politiche. In molti casi sono state anche responsabilità politiche trasversali, con assunzione di responsabilità rispetto alle mancate iniziative che dovevano evidenziare esattamente le dinamiche di quello che stava accadendo. Allora, la prima situazione parte da quando, dal punto di vista di meccanismo anche politico, da quando si è accelerato rispetto alla nostra proposta di avere una gestione comune partecipata del servizio idrico integrato. In realtà il governo, proprio per consapevole che stava crescendo la mobilitazione dei cittadini su questi temi, ha dato un'accelerazione al percorso di privatizzazione con il decreto Tremonti prima e il decreto Ronchi poi, prevedendo l'obbligatorietà dell'ingresso dei privati all'interno della gestione del servizio. Di fronte a questa situazione, cosa ci è stato detto a livello locale? Non preoccupatevi, noi otterremo le deroghe per i territori di montagna, ci penseranno i nostri parlamentari a ottenere queste deroghe. Poi le stesse persone, gli stessi interlocutori, pochi mesi dopo dicevano: non abbiamo neppure chiesto le deroghe all'authority perché non sono praticabili. Quindi contraddizione, diciamo così, e cambiamento di 180 gradi rispetto a queste posizioni. Poi ci è stato raccontato: siamo contrari all'ingresso dei privati nella gestione del servizio idrico integrato. Poi si è detto un no, poi all'interno di BIM GSP si è detto un ni. No, ma noi pensiamo a intercettare intanto dei privati di dimensione locale. Poi si è detto un sì, si è detto siamo costretti, se va avanti il decreto Ronchi, a fare un bando di gara europea, e l'unica soluzione è quella di andare a individuare il 40% dei privati che dovranno entrare nella gestione del servizio. Quindi anche qui un capovolgimento di posizioni, per arrivare alla fine ad assecondare esattamente lo schema politico di governo che era quello della privatizzazione. Queste responsabilità politiche e culturali vanno assunte, perché se questo finora non è stato reso possibile è perché ci sono stati i cittadini e i comitati referendari che da soli e con grande determinazione e con grande condivisione delle popolazioni locali sono riusciti a invertire questo tipo di tendenza. Venivamo un po' banalizzati, ironizzati quando il presidente di BIM GSP diceva: ma tanto queste firme andranno a finire nello scantinato di qualche ministero, insomma, le firme referendarie. E poi si è visto come è andata a finire. Se non ci fossero appunto state le nostre iniziative, avremmo avuto di fatto la privatizzazione.
Contestualmente avvenivano tutta una serie di meccanismi all'interno del momento gestionale di BIM GSP che ci hanno portato a una situazione di gravissima emergenza economica e finanziaria che è il dato ormai emerso in tutta la sua conclamata importanza. Errori straordinari di calcolo dei quantitativi di acqua che sarebbero stati consumati dai cittadini bellunesi. Siamo passati nel giro di un po' di tempo da un'ipotesi iniziale che si fondava sui dati Istat di addirittura 27 milioni di metri cubi consumati, per poi aggiornare questo dato a 22 milioni di metri cubi potenziali, per poi arrivare ai 19 milioni come ulteriore aggiustamento e dati di quest'anno che assestano il consumo reale dei cittadini bellunesi a 14 milioni e 500 mila metri cubi. Lavatevi! Quasi fosse, come si può dire, una colpa appunto alla sobrietà di consumi delle nostre popolazioni. Naturalmente questo tipo di valutazioni clamorosamente errate hanno determinato il mancato aggiustamento nel tempo per una serie convergente di responsabilità tra organismi gestionali, organismi di controllo e quindi in questo caso l'ATO, determinando una progressiva esposizione finanziaria dell'ente e determinando quindi anche un incremento degli interessi che poi dovevano e devono essere pagati rispetto a questa esposizione. Abbiamo avuto contestualmente sempre costi gestionali in aumento, esposizioni progressive verso le banche, esposizioni progressive verso i fornitori, mancati pieni di piani di tariffazione affrontati in modo rigoroso, tant'è che per esempio venivano prese per i capelli bollettazioni che rischiavano di andare in estinzione perché venivano incassate alla soglia dei 4 anni dalla loro emissione. Quindi una serie di incongruenze anche amministrative, tecniche, gestionali interne sulle quali poi veramente nel dettaglio e nello specifico ci si può anche approfondire. Di fronte a un quadro complessivo di accumulazione di esposizioni, di debiti e di incongruenze gestionali, di poca trasparenza gestionale, ci troviamo oggi di fronte al fatto tutti responsabili, nessun responsabile, la solita collusione dell'anonimato di scaricare responsabilità tra organi gestionali e organi di controllo in un balletto reciproco che è veramente stucchevole. Anziché valutare attentamente le carenze strutturali, l'insostenibilità del processo gestionale della tariffa normalizzata, si preferiva dire pubblicamente che tutto funzionava bene, che non c'erano debiti ma soltanto crediti, che il modello e la gestione attuale erano efficienti ed efficaci. Queste cose venivano anche fatte sottoscrivere dalle giunte comunali per tentare di fermare le adesioni che avevamo anche come comitato referendario e dire che ai sindaci che veniva richiesta la conferma della gestione di BIM GSP perché tutto funzionava in modo puntuale ed efficace. Quando di fronte all'accumularsi di queste emergenze e all'assenza di trasparenza e anche di un'assunzione di responsabilità, insomma, no? Che sarebbe stata peraltro anche molto più onesta e semplice dire abbiamo sbagliato da una parte e abbiamo la necessità di governare questi processi dall'altra. Non si volevano mettere in discussione neppure l'impianto insostenibile per i territori in montagna, che è quello del metodo della tariffa normalizzata, che lo ribadiamo, non sta in piedi per la gestione dei nostri territori, ci torneremo magari su questo nel dibattito, invece si preferiva far credere che tutto funzionava bene, si confondevano debiti con crediti e si rassicuravano i sindaci che c'erano addirittura degli attivi di bilancio quando in realtà
il disavanzo gestionale mediamente era dai 7 ai 5 milioni di euro per ogni bilancio. Per far fronte a queste emergenze, cosa si è fatto? Intanto si è deciso di ripianare l'incremento ai massimi che prevede la legge del 5% delle tariffe fino al 2033. E questo non tanto per fare gli investimenti del piano d'ambito, ma semplicemente per recuperare l'esposizione finanziaria di 20 e rotti milioni di euro derivata dal mancato adeguamento tra la discordanza tra consumi reali e consumi ipotizzati. Quindi con questo aumento che i cittadini pagheranno fino al 2033 si copriranno semplicemente questa fetta, questa parte, questa quota di esposizione finanziaria. Serviranno altri incrementi e altri aumenti delle tariffe per cominciare a riaffrontare gli obiettivi del piano d'ambito, a fare gli investimenti che devono essere fatti e che non sono previsti in questo momento per essere fatti. Si è arrivati alla fine per affrontare il problema della continuità dell'emissione di prestiti da parte delle banche, di copertura degli interessi finanziari, di far fronte anche adesso all'applicazione del secondo quesito referendario, si è usciti con l'ultima novità in ordine temporale che è quella della tassa di 100 euro. Anche qui dilettanti allo sbaraglio, si è parlato in un primo momento di tassa. Poi in realtà si è detto no, guardate, non è una tassa, è una semplice cauzione. Poi abbiamo sentito dal presidente del BMGSP che è una cauzione che in realtà è un azionariato popolare. Ma sapete cosa vuol dire azionariato popolare? Vuol dire che se viene considerato un azionariato popolare, 100 euro per 153.000 utenze della provincia di Belluno fanno 15 milioni di euro. La società BMGSP ha un capitale sociale di 2 milioni di euro. Vuol dire che i cittadini si comprano la società, il capitale sociale per 6 volte di BMGSP. Quindi veramente una confusione, una improvvisazione, un'assenza di strategie, un'assenza di prospettive e analisi serie. Di fronte a queste questioni noi abbiamo fatto delle proposte semplici e chiare, che portiamo avanti con coerenza nel tempo. Abbiamo detto il metodo della tariffa normalizzata che scarica sui cittadini i costi complessivi del servizio, ripeto, ammortamenti, costi di investimento, costi di gestione, costi finanziari per i crediti, non regge per i territori di montagna e non regge in assoluto anche a livello nazionale. Non lo dicono solo quegli estremisti del Comitato Acquabene Comune, lo dice anche Federutility, che senza le risorse di investimento pubbliche, senza un'iniezione di risorse che derivano dal pubblico, non si possono realizzare questi obiettivi, a meno che non si abbia una prospettiva di andare a crescite talmente esponenziali della tariffa, ovviamente da essere insostenibili. Quando questi servizi erano gestiti dai comuni, mediamente ogni anno si investivano 2 milioni di euro, scusate, 2 miliardi di euro in questi segmenti. Da quando è entrato il metodo della tariffa normalizzata, nel nostro paese si investono 718 milioni di euro. In Germania se ne investono 7 miliardi di euro all'anno, in Francia 5 miliardi di euro all'anno. Vuol dire che si è deresponsabilizzato lo Stato, la fiscalità generale, in settori che invece potrebbero anche rilanciare occupazioni, investimenti importanti anche per il nostro paese, così in questo servizio come nel servizio per esempio del dissesto idrogeologico in modo preventivo, legati comunque complessivamente al ciclo dell'acqua. Per questo noi diciamo che dobbiamo fuoriuscire e chiudere questa esperienza confusa di un soggetto di diritto privatistico, dove i controllati erano i controllori, dove c'è questa cappa complessiva che inibisce anche l'iniziativa coraggiosa dei sindaci che non hanno il coraggio, lo dobbiamo dire chiaramente, ad esprimersi contro il BIM, inteso come galassia BIM, perché hanno paura di perdere finanziamenti, hanno paura di perdere contributi, votano all'unanimità a scatola chiusa i bilanci per poi accorgersi che dentro quei bilanci magari c'erano delle cose che non erano condivisibili. Allora, come si fuoriesce da questa situazione secondo noi? Innanzitutto cambiando completamente e radicalmente il modello, lo strumento gestionale. Chiudere con l'SPA di diritto privatistico, passare a un'azienda speciale
di tipo e di diritto esclusivamente pubblico, un'azienda speciale consortile. Prevediamo come garanzia del controllo delle comunità dei cittadini, perché noi abbiamo sempre detto che sui beni comuni si decide tutti e i cittadini devono essere dentro non soltanto gli aspetti consultivi o i famigerati comitati degli utenti che sono stati convocati due volte in quattro anni, non si capisce bene chi dava indicazione e chi doveva rappresentare quegli utenti in quei contesti. Prevediamo che ci siano la presenza dei cittadini nei momenti decisionali, a fianco a tecnici che siano tecnici come tali, per curriculum ed esperienze professionali e capacità professionali, non per appartenenze politiche. Prevediamo che ci sia un comitato di sorveglianza con compiti di sollecitazione, controllo e indicazione delle strategie che vanno assunte. Questo comitato di sorveglianza deve essere composto dai lavoratori del servizio, dai rappresentanti dei comitati e delle organizzazioni territoriali, dalle associazioni di categoria che operano, anche artigiani. Abbiamo sentito anche testimonianze drammatiche di familiari, di artigiani che non hanno il coraggio di rivendicare i crediti che vantano nei confronti di queste società, perché hanno paura che esponendosi attraverso delle iniziative di ingiunzione di non avere più poi possibilità di lavorare per questi soggetti. Riteniamo che questo clima e che queste segnalazioni siano delle cose veramente gravi. Ci sono affermazioni di sindaci che dicono che avevano avuto delle inibizioni a non votare, a votare ai bilanci, perché altrimenti avrebbero perso l'ordine di priorità per accedere ai finanziamenti. Quindi bisogna ridare aria, trasparenza, coinvolgimento delle comunità all'interno della gestione di questi servizi. Questo è un passaggio fondamentale di democrazia che fa la differenza poi anche nelle prospettive future e riavvicina le nostre comunità e i nostri cittadini. Noi siamo per esempio profondamente convinti che i cittadini sarebbero in grado anche di assumersi con assunzione di responsabilità, sacrifici e oneri maggiori e aggiuntivi rispetto a questi servizi se avessero esattamente la sensazione di essere protagonisti, partecipi diretti di un modello gestionale condiviso e trasparente. In una situazione di delega, di cambiare in bianco a queste esperienze, evidentemente non c'è più nessuno che è disposto a tirare fuori 10 centesimi di euro per far carico a modelli gestionali che hanno dimostrato tutta la loro inefficienza. C'è in attesa di questa trasformazione del modello gestionale, c'è anche una fase nell'immediato, una fase emergente. Allora noi diciamo che anche qui chi ha delle responsabilità politiche, organizzative e anche di, come si può dire, di coesione rispetto a quello che è accaduto, deve fare per primo assumersi le responsabilità, oneri e onori anche nelle iniziative. Quindi chiediamo che le priorità dei finanziamenti disponibili del consorzio BIM vengano indirizzate a sanare esattamente queste situazioni, a rendere di nuovo bancabile la necessità di proseguire con gli investimenti del piano d'ambito e andare a battere il meccanismo perverso e insinuoso dell'incremento degli interessi con esposizioni bancarie. Chiediamo che la Regione finanzi questa emergenza specifica del nostro territorio. Non è pensabile che la Regione abbia lautamente pagato altri ATO regionali per una questione di affinità politiche. Vedi Vicenza, vedi Verona, che hanno realizzato il 90, il 100% degli obiettivi del piano d'ambito. Noi siamo qui a una quota del 25%, una delle più basse in ambito regionale, una delle più basse a livello nazionale, e non ci siano capacità di fare degli investimenti di priorità. Tra l'altro poi nello statuto si dice, nel nuovo statuto regionale si dice che finalmente ci sarà un riconoscimento della specificità territoriale, mettiamola alla prova a partire dal tema dell'acqua. Tutta una serie di altre iniziative di finanza cooperativa e condivisa dei cittadini saranno secondo noi praticabili solo in un modello completamente altro e diverso. Se si mantiene un SPA con queste caratteristiche, con questa sorta di trasferimento, di cambiamento apparente di qualche testa, di qualche componente, per fare in modo che nulla cambi. Abbiamo visto la situazione incresciosa
nell'associata BIM Infrastrutture sono rientrati dalla finestra chi era andato per altre strade dalla porta. Insomma, vediamo che le stesse componenti di carattere politico, di appartenenza politica, sono ritornate ai vertici e stanno blindando esattamente gli equilibri all'interno di queste società che governano settori così rilevanti e così consistenti del nostro paese. Quindi noi vogliamo estendere queste alleanze, vogliamo ribadire questa dimensione di partecipazione e di controllo dei cittadini all'interno di questi meccanismi. Questa è la nostra proposta che diamo ai sindaci nelle loro decisioni di martedì prossimo. Pensate che per esempio martedì prossimo si decidano i soggetti che andranno a governare, come si può dire, il consiglio di amministrazione, e siamo all'interno di un'assemblea di soci che naturalmente, essendo un'assemblea di soci di un SPA, non è praticabile e non è accessibile ai cittadini, probabilmente forse neanche agli organi di stampa che nelle altre assemblee della società sono stati messi alla porta, proprio perché stiamo parlando, come si può dire, di una dimensione di tipo privatistico e non aperto. Ecco, queste sono un po' le nostre sollecitazioni e le nostre proposte che vogliamo ovviamente condividere con voi, sentire integrazioni, sollecitazioni e anche critiche rispetto a quello che è stato questo nostro processo, nella convinzione appunto che indietro dagli obiettivi, dalla dimensione di governo comune, dei beni comuni, secondo noi non si torna. Allora, prima di fare altre integrazioni qui di altri interlocutori del comitato, magari già